Oggi è la giornata mondiale della lotta contro l'AIDS. Malgrado i progressi della ricerca scientifica, nel mondo ci sono ancora più di 30 milioni di malati. Isabella Schiavone. Ogni giorno in Africa più di 1000 bambini nascono con l'HIV e la metà muore prima dei 2 anni. Sono 33,3 milioni nel mondo le persone che vivono con l'HIV, 2,6 milioni i nuovi casi registrati e 1,8 milioni i decessi. Una soluzione ci sarebbe: somministrare i farmaci antiretrovirali alle donne sieropositive prima del parto e proseguire la terapia sui neonati. Ma servono soldi e la crisi economica globale ha reso tutto più difficile. La nuova sfida è rappresentata soprattutto dal test. Vediamo che 6 persone su 10 che sviluppano AIDS sanno di essere positive solo al momento della malattia conclamata. La prima arma è la prevenzione. In Italia è in fase di sperimentazione un vaccino che riporta alla normalità il sistema immunitario compromesso dal virus.